Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Parola del Signore. Parola del Santo Evangelo, cancellino i nostri peccati. Un giorno luminosissimo, radioso, quello della trasfigurazione, dove Gesù fa fare esperienza ai tre intimi discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, e li conduce su un alto monte, in disparte, loro soli. Così l'Evangelista Marco annota proprio all'inizio del capitolo 9 l'esperienza della trasfigurazione. Però dovremmo stare attenti a comprendere cosa Gesù ci sta dicendo. Questa esperienza della manifestazione della gloria del Signore nostro Gesù Cristo si fa vedere risorto prima ancora di vivere l'esperienza della passione, della sua morte e della sua pienissima sepoltura, fa comprendere ai suoi discepoli, almeno quelli più intimi, i più vicini, quelli che erano anche un po' più motivati, fa vedere quella che sarà la gloria della risurrezione. E cosa fa Gesù? Li prende e li conduce su un monte alto. Ora chi è stato in Galilea sa che non ci sono grandi alture, c'è la spianata di Esrelon, la valle di Josafat, dove si consumerà l'ultima battaglia dell'Armageddon, e c'è un solo monte che è quello del Tabor, però l'Evangelista non lo annota proprio per non dare un'indicazione geografica. Significa che tu l'esperienza di ascesi, ascendere all'alto monte, tu la puoi fare ovunque, non necessariamente devi andare in un luogo. Vi ricordate il dialogo di Gesù con la Samaritana? I nostri padri hanno adorato su questo monte, il monte Corazin, le divinità. Voi dite che bisogna adorare a Gerusalemme, dove dobbiamo andare perché ci sia la presenza di Dio? Dove dobbiamo andare? Tu puoi entrare in contatto con la presenza di Dio sempre. L'importante è che ti elevi, che fai questo cammino di ascesi, anche qui in questo momento, nella casa del Signore, ma anche nel sacrario della tua coscienza, nella tua camera interiore, tu lì puoi e devi incontrare Dio, devi lasciare che la luce della sua grazia ti raggiunga. E questo Gesù lo fa
portandoli in disparte, da parte, loro soli. È un'esperienza personale, non è un'esperienza comunitaria. L'esperienza del rapporto interpersonale con il Signore si compie da soli. E Gesù chiama i suoi tre discepoli più vicini, bastava la testimonianza dei due, Giovanni non fa testo perché era un fanciullo, la testimonianza di alcuni, e prende Pietro e Giacomo, il maggiore apostolo, e li porta con sé insieme a Giovannino, e lì fa questa esperienza. Ma anche dal cielo c'è una testimonianza, Mosè ed Elia, che sono i rappresentanti di tutta la legge e di tutti i profeti. Significa che in Gesù si realizzano tutte le prescrizioni antiche e tutte le antiche profezie. In questi giorni ho riascoltato il canto delle antiche profezie che di solito si fa a Natale. Può sembrare anacronistico questo caldo che c'è ad agosto, no? Però noi dobbiamo capire che ogni giorno noi celebriamo il mistero dell'incarnazione, ogni giorno è il giovedì santo dell'ultima cena, ogni giorno celebrando l'Eucarestia viviamo il mistero della morte e risurrezione di Cristo Signore, della sua ascensione al cielo e della effusione dello Spirito Santo. È un continuo, tutto il mistero di Cristo noi lo viviamo, non a settori. E Gesù si trasfigura. Ci viene detto che le sue vesti divennero splendenti, bianchissime, iridescenti. Probabilmente questa esperienza avviene in un momento particolare, o al crepuscolo, oppure all'aurora, all'alveggiare, quando Gesù, o nel cuore della notte, e Gesù diventa non una persona divina, sì, che risplende e riflette una luce, ma lui stesso è la luce. Noi lo dichiariamo anche nel credo, luce da luce, e Gesù è questo essere di luce. In un mondo di tenebre Gesù ci dice: io sono la luce, ego eimi o fos tu cosmu, io sono ego sum lux mundi, qui sequitur me non ambula in tenebris. Chi segue me non cammina nelle tenebre. E noi dobbiamo seguire Gesù, guardare a Gesù, guardate a Lui e sarete raggianti, luminosi. Quando una persona è innamorata di Gesù Cristo, si vede. Quando una persona, guardate, ho incontrato qualche volta qualche persona molto spirituale, ve ne dico una, San Giovanni Paolo II. Ma tu quando la vedevi capivi che la santità di Dio rifletteva, emanava la luce di Dio. Quando vedi alcuni santi sacerdoti o altri uomini o donne semplicissimi che promanano di luce divina, tu te ne accorgi, e tu lo vedi anche dallo sguardo, te ne accorgi se sono l'occhio e lo specchio dell'anima, senza bisogno di fare radiografie, TAC o PET o scintigrafie, no, manco un mezzo di contrasto c'è di bisogno, e noi individuiamo subito. E Gesù ci invita a ricercare la luce divina che riflette in ciascuno di noi, mentre Gesù stesso è la luce e Gesù deve essere la nostra luce. E appaiono quindi Elia e Mosè. Tutti i profeti, la legge, trovano pieno compimento in Gesù. Egli viene non per abolire, ma per dare pieno compimento, e lo dice Gesù. E prendendo la parola, Pietro non sapeva cosa dire, che è stato sul Tabor, sa che ci sono quattro cespugli, non c'è niente. Rabbì, è bello per noi essere qui. Stare con il Signore è bello. Io ogni tanto vedo le persone, pure ieri, la messa l'ho fatta durare un po' meno, qualcuno di mattina andando a visitare qualche ammalato, qualche persona che era lì, ho detto: padre, la messa, per favore, l'omelia, breve, fa caldo. La messa è durata meno di 40 minuti, ma nonostante fosse durata meno di 40 minuti, ho raccomandato:
rimanete almeno per il canto finale, concludiamo insieme l'Eucaristia, anche perché se uscite prima dalla chiesa uscite a vostro rischio e pericolo. Che il Signore ci dice: questo è un tempo di grazia dove io assicuro la mia protezione, no? Ma c'è gente che era pronta, manco a benedizione, quasi quasi scappano, come se dovessero fare chissà quale grande sacrificio. È bello per noi stare qui, ma questo è un regalo che ci facciamo noi. Stamattina io non penso che, dico, c'è un bel sole, una bella giornata, ce ne potevamo andare subito in spiaggia, e potevamo rimanere al fresco, potevamo scegliere di fare tante altre cose. Se siamo venuti qui non è per fare un favore al Signore, ma è per regalarci noi un tempo di grazia per stare con il Signore. E quando c'è il Signore stiamo bene, e ci sono persone con le quali si sta bene perché c'è il Signore. Quando le cose invece sono fatte perché le dobbiamo fare, oppure per altri interessi, poi crolla tutto, crolla tutto. Ma se c'è il Signore c'è tutto, c'è la roccia su cui si fonda ogni cosa, e noi viviamo bene. E allora Pietro dice: facciamo 3 capanne. Ora non so se potevano spogliare loro dei mantelli e rimanere nudi per fare queste 3 capanne, non so. Come che fai? È un luogo deserto, sassoso, non ci sono alberi tranne quelli che hanno fatto poi i frati di custodia di Terra Santa, che hanno cercato di creare un piccolo giardinetto lì. Facciamo 3 tende. Non sapeva che cosa dire. Ecco, forse ogni tanto anche noi non sappiamo cosa dobbiamo dire, meglio stare zitti, meglio non dire niente, meglio lasciare stare, lasciamo fare a Dio, no? Ecco, perché erano spaventati. Di che cosa erano spaventati? Certo, il timore, non avevano mai visto Gesù iridescente in quel modo, fosforescente, quasi radioattivo, chissà come l'hanno visto, erano spaventati, avevano visto Mosè, Elia, e viene questa nube, in più si aggiunge la Shekinah, ma meraviglioso, la Shekinah indica la presenza di Dio, come al tempo di Mosè si vedeva questa nube che copriva il popolo, questa colonna di fuoco. Così i discepoli del Signore vedono le stesse manifestazioni divine, le teofanie del Sinai, e dell'Oreb, dei Monti Santi, e vedono questa presenza di Dio che scende. Una nebbia, attenzione, non che toglie la visuale, ma una nube luminosa che li coprì con la sua ombra. Ma non un'ombra di tenebra, un'ombra di luce. E dalla nube si ode la voce di Dio che parla: questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. Questi è il figlio mio. Gesù viene proclamato figlio di Dio direttamente dal Padre. Lui è l'amato. Dio, ci dice Sant'Agostino, è l'eterno amante, colui che ama sempre e non può non amare. Stamattina, mentre stavamo facendo una meditazione insieme a Piuccio, mi ha detto, dice Sant'Alfonso Maria del Cuore, dice che Dio ama San Michele, Dio ama tutte le sue creature, certo, ama San Michele, ama gli angeli. Dio non può non amare tutto ciò che ha chiamato all'esistenza, perché li ha chiamati per amore all'esistenza. Anche noi che siamo qui, oggi noi dichiariamo con la nostra presenza che siamo amati da Dio. Dio ci ha amati e ci ha chiamati a sé. Ecco perché siamo qua, non per altro. E questo è il figlio mio, l'amato. In Gesù noi siamo amati. Gesù è amato, è l'eterno amato, il Padre è l'eterno amante, lo Spirito Santo, stiamo celebrando questa Santa Messa in onore dello Spirito Santo per una rinnovata effusione sulla Chiesa, sulle nostre comunità, sulle nostre famiglie, sul mondo intero, è l'eterno amore. Dio è amore, non dimentichiamolo mai, Dio ci ama, anche quando le cose ci vanno storte, Dio ci ama. Questa è la certezza. Pensa se Dio non ti amasse, come sarebbe
saresti solo, invece no, Dio non ti lascia mai solo, è la sua luce che ti avvolge, ti abbraccia e ci dice: ascoltate Lui. Non sempre noi possiamo ascoltare la voce di Dio, ci capita, qualche volta vorremmo ascoltare la voce di Dio: Signore parlami, dimmi qualche cosa, e il Signore ci manda qualcuno, poi ci manda le risposte. Ma il Padre Celeste ci ha dato la risposta essenziale: ascoltate Lui. Come facciamo ad ascoltare Gesù? Ora, lo Spirito Santo ci mette sulla stessa frequenza, ci accorda, ci sintonizza. Sapete quando bisogna trovare la stazione radio giusta oppure il programma televisivo giusto, devi andare nella frequenza giusta, altrimenti non vedi niente, non ascolti niente. Ecco, lo Spirito Santo ci sintonizza. Ma come facciamo ad ascoltare Gesù? Il Vangelo. Non da tenere bello in libreria la parola di Dio conservata o impolverata, casomai, magari ogni tanto vedo che c'è qualcuno che mette la parola di Dio esposta e si è fatto il segno su quella pagina, perché chissà da quanti secoli non si svolta una pagina e non si è mai letta magari neanche quella pagina aperta. Noi dobbiamo ascoltarlo sempre, Gesù, e lo possiamo ascoltare ascoltando il Vangelo, lasciando che la sua parola entri in noi. Ascoltate Lui. Noi tante volte ascoltiamo tanto chiacchiericcio, tanto squallido vociare, tante barzellette, parole umane che ci avvelenano, che veramente è umiliante semplicemente riferire o proferire determinate cose. E non ascoltiamo Gesù. Che ascolti tu? Che ascolti? Noi dobbiamo ascoltare Gesù. Io voglio ascoltare Gesù. Io so di essere amato da Dio, voglio ascoltare Gesù. Improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno. Non c'è più né la nube, non si sente più la voce, non ci sono i grandi profeti, non c'è più neanche l'Antico Testamento, la legge del Sile, ma basta. Rimase Gesù solo con loro. Guardate, noi tante volte vorremmo che ci sia qualcuno con noi, rimaniamo soli con Gesù. Ora, non tutti abbiamo la vocazione a essere eremiti o a farci monaci, però rimaniamo da soli con Gesù. Se ci sono amicizie, se sono con il Signore vanno bene, altrimenti meglio rimanere da soli con Gesù, che è questo che ci rende veramente felici. E mentre scendevano dal monte, sì, perché non puoi stare sempre nell'ascesi, devi lavorare, mettere la pignata sopra, la casseruola sopra, il tegame, devi lavorare, sei in ferie per ora? No, devi andare a lavorare. E alla fine, ecco, mentre scendevano dal monte, bisogna scendere, i piedi sempre per terra, sì, lo sguardo rivolto al cielo, diceva un santo vescovo che ho conosciuto quando ero ancora giovanissimo, piccolino, ancora dovevo entrare in seminario, diceva che il cristiano dovrebbe avere un unico difetto, dovrebbe essere strabico. Dice: ma come? Tutti belli, strabici? Sì, un occhio rivolto al cielo e un occhio sulla terra, così sappiamo dove camminare, ma ci ricordiamo che dobbiamo essere al cielo, sempre, dobbiamo andare verso il cielo. E i piedi ben radicati, ma sulla terra, sulle realtà terrene, nell'impegno quotidiano. Tu non ti fai santo staccandoti dal mondo, ma nel mondo. Gesù, nella preghiera sacerdotale, Giovanni capitolo 17, ci dice così: Padre, io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal male. Cioè, noi possiamo stare anche nel mondo, ma non appartenere al mondo. I figli della luce si vedono subito e si riconoscono tra i figli delle tenebre e quelli che sono mondani, che sono legati a questo mondo. Mentre scendevano, dice Gesù, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto. Ma come, abbiamo fatto una bella esperienza, ora glielo diciamo? No, tu non devi dire niente.
Ah, non sai quello che ti sei persa in quel pellegrinaggio meraviglioso, tu non lo sai. C'è stato un convegno? Ah, tu non sai cosa ti sei perso. Non c'è a dire niente. Tu non devi dire nulla a nessuno. Se ne accorgeranno loro se tu hai fatto esperienza di Dio. E diranno, porta anche me, vengo anch'io, pure tu. No, non tu no. Pure tu devi venire. Pure tu devi sapere che puoi venire con Gesù. E allora, ecco, l'esperienza della risurrezione di Gesù che salverà l'umanità. E poi, una volta elevato da terra il crocifisso risorto, attirerò tutti a me. Gesù ci attira. Ed essi, obbedienti questi discepoli, tennero fra loro la cosa. Anche noi dobbiamo tenerci tra noi certe cose. Gesù lo dirà, non gettate le perle ai porci, non date le cose sante ai cani. Non capiscono. Non glielo puoi spiegare con le parole. Come glielo fai a spiegare? Spiegagli i colori dell'arcobaleno ad una persona che è nata cieca. Spiegagli, come glielo spiega? L'indaco, spiegagli l'indaco. Spiegagli. E spiega ad una persona nata sorda quanto è bella la sinfonia. Scegliete il numero di Chopin, di Beethoven, un adagio, Bach. Come gli spiegare? Come fate? Come facciamo? Ci mancano gli strumenti, sarebbe vile cercare di spiegare Dio, le realtà celesti, spiegata ad un bambino nel grembo della mamma, la bellezza del mare della giornata di oggi. Non la vede, non la sente. I sensi suoi ancora non sono adatti a coglierne la bellezza. Ecco, non dobbiamo dire niente. Auguriamoci, auspichiamo che anche tanti altri nostri fratelli possano fare l'esperienza dei risorti. E si domandavano che cosa volesse dire risorgere dai morti. Forse anche noi, quando ci svegliamo, ecco, magari ancora siamo un po' assopiti, quando ci svegliamo cerchiamo di capirle le cose. I discepoli dopo la risurrezione iniziarono a capire, con l'effusione dello Spirito Santo hanno vinto ogni paura e sono divenuti veramente autentici testimoni dell'amore santo di Dio. Voglio il Signore benedire ciascuno di noi, le nostre vite, le nostre famiglie, questa settimana che sia veramente all'insegna della luce di Dio, della sua grazia. A Lui la gloria, l'onore e la benedizione nei secoli dei secoli. Amen. Per quelli che c'erano ieri sera, avete recuperato l'omelia. Buona continuazione di preghiera a tutti. Ci mettiamo in piedi.